Normalmente quando affrontiamo una curva al limite con una trazione anteriore potente, la ruota interna scarica, comincia a slittare e a perdere aderenza. Con un differenziale normale aperto, questa situazione limita la coppia trasmessa anche alla ruota esterna e quindi limita la trazione. Facendo invece la stessa curva oltre il limite col differenziale Q2, nel momento in cui la ruota interna si scarica e perde aderenza, viene trasmessa dal differenziale parte della coppia disponibile alla ruota esterna. Questo permette di mantenere la traiettoria ideale, quella imposta dal volante, e di accelerare prima, guadagnando così in velocità. Abbiamo spostato il limite, aumentando la sicurezza e il piacere di guida. Inoltre, viene ritardato l'intervento del VDC, accrescendo la sportività e la sensazione di essere sempre al comando.